la panchina di Alessio Mosti. Everton si accentra alla chiusura di Merlim, poi un giocatore a terra, Onorio mette il pallone fuori, è Saiotti ad essere rimasto giù. Proteste da parte della panchina della Luparense, si scaldano gli animi. Sono proprio le scene che non vorremmo vedere in una manifestazione come questa. Mano e Crema, quindi Paulinho, ancora Crema. Paulinho, 10-50 al termine, Maurizio va a puntare Merlim, chiude il numero 10 su Maurizio, pallone che si spegne ancora in fallo laterale, mentre richiamata nuovamente la panchina della Luparense, il signor Malfer richiede al terzo portiere della Luparense di alzarsi e lo espelle. E time out chiesto dalla panchina della Luparense, si dispera Fulvio Colini, grandissima occasione capitata sui piedi di Onorio che rimane anche a terra, ora aiutato a rialzarsi da Michele Miarelli, nulla di grave per il capitano della Luparense che raggiunge i suoi compagni a bordo campo.
professor Lorenzo in sostanza per come continuiamo per i prossimi giochi. Grazie Lorenzo, grazie ragazzi. Grazie. Ragazzi, quelli sono tutti scontrini non stampati. Altro nastro in campo alla ripresa del gioco. Avanti Everton, tocco per Giasson, il destro di Giasson fa la barba al palo alla sinistra di Putano. 4:30 al termine e arriva un altro rotolo dalla curva della Luparense. Rogerio, Giasson va a recuperare prima su Rogerio, poi su Merlim. Saul riesce a liberarsi di Onorio, poi entrata durissima di Saiotti, si accende un'altra mischia vicino alla panchina della Luparense.